Eccoci nuovamente alle prese con l'arte di Luigi Pirandello. Facciamo un po' una sintesi di quella che è la visione del mondo di Luigi Pirandello. Pirandello affronta con la lucidità e il disincanto che lo contraddistinguono la crisi di identità che è quella della sua epoca e quella dell'uomo moderno in generale. La psicologia, la medicina, la filosofia e le scienze hanno minato e distrutto le certezze tradizionali e la realtà non si mostra più come unica e indiscutibile, ma plurima. Ciò che appare non è credibile, non è affidabile. L'identità è il frammento. E tutto si sclerotizza, si solidifica in una forma che corrisponde a determinati ruoli, alle maschere sociali che gli altri impongono agli individui e che noi a volte imponiamo a noi stessi. Mentre sotto le maschere continua a scorrere indisturbato, inarrestabile, il flusso della vita, ovvero la dimensione naturale dell'esistenza umana. La vita autentica, che si sprigiona dall'intero universo, affiora attraverso manifestazioni, epifanie, a volte episodiche, casuali, che diventano delle prese di coscienza legate a dettagli a volte molto piccoli, a volte a far prendere coscienza per un attimo è una battuta, un'osservazione un po' casuale. E quella battuta, come succede al protagonista di Uno, Nessuno e 100.000, può cambiare un'intera esistenza. Ma se tutto è un continuo fluire, quale può essere il ruolo della letteratura e dell'arte? Lo approfondiremo nei prossimi video, ma intanto possiamo soltanto dire che l'arte può essere soltanto umoristica e grottesca. Non c'è spazio per uno studio serio e analitico della realtà nel mondo della letteratura contemporanea.